Ma Hank sta entrando con una programmazione? Ma come sta entrando, eh? Io non è... No, perché Hank non c'era lo schermo. Io faccio delle cose magiche, mistiche. Buonasera, buonasera. Benvenuto, un piacere vederti su questo canale, veramente. Mamma mia, veramente. Reciproco, ciao, reciproco. I poteri forti sostenevano che non sarebbe stato possibile, ma siamo comunque qua. Ti hanno dato il permesso di venire nella live di Simone? No, sono ancora attualmente abbastanza offesi, ma con il format straordinario di questa sera li convinceremo che sono invece nel posto giusto. Bomba. Io. Che cosa facciamo questa sera? Questa sera c'è un format. Allora, per chi non dovesse conoscermi, delle altre chat che sono qui presenti, io sono Enrico, mi occupo di computer nella vita. Mensa, esatto. Sono un professore all'università, lo so che è strano, ma è così. Questa sera sono qui in funzione di computer, cioè di fare le cose col computer. Okay. Che cosa succederà? I splendidi ragazzi qua tutti intorno a me, che non sono più eccoli qua, che sono qua al mio fianco, il re, si sfideranno in una gara di intelligenza artificiale. Oh, 2024. Ok, grazie. Molto, molto mi piace questa energia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è molto semplice, si divideranno innanzitutto in squadre, non so se avete già deciso come sono le squadre. Sì. Due squadre da tre. Quello che accadrà è la seguente cosa: ci saranno più turni, ogni turno i due team dovranno riuscire a scrivere un prompt che poi noi daremo a Midjourney, che è una intelligenza artificiale che fa immagini. Chi riesce a fare l'immagine che piace di più alla chat guadagna il punto. Un punto. Beh, niente soldi stasera. Ci dà un esempio di prompt. Giro di turno. Ok, un esempio di prompt. Va bene. Vi faccio vedere un esempio di prompt. Vai. E qui entreranno i miei potenti mezzi. Perché in teoria, se tutto funziona cliccando semplicemente qua. Qua dentro, qui ad esempio ho messo due uomini sulla cinquantina che si abbracciano e hanno dei microfoni e delle cuffie. Per così invitare ad una pace fra tutti gli uomini di 50 anni, può essere un'idea generica. Grazie che non per i 50 anni, tra l'altro, ne ha 20 di più. Ho tirato a caso. Ah, perfetto. Ah, ok. Vabbè, però... non lo so. È così, ma è una roba ipotetica, non c'è nessun significato specifico. Quindi, come funziona? Io scrivo imagine prompt, questo si scrive sempre, non vi preoccupate, ma... Le squadre, i team che avranno un capitano dovranno dopo un minuto e mezzo, dopo che gli ho dato il compito, dovranno riuscire a tirare fuori un prompt. Il prompt deve essere uno in inglese. Ai ai ai, come ve la cavate con l'inglese? Ah, no, sì, ma io lo uso tutti i giorni, Midjourney, quindi sono avvantaggiato. Big fatty ass. In inglese è una merda, non capisce nessuno nella chat. Cioè, ma prima, allora lo facciamo in italiano. È in inglese. Cioè, il programma lo facciamo in italiano e poi lo traduciamo direttamente, ok? Ma sì, ma poi tanto la chat deve valutare la foto. Scusami, Hank, non voglio veramente. Io stimo tutto. C'è ChatGPT con Dall-E che lo fai con. Sì, ma Dall-E è una merda, non te lo fa scegliere, questo è diverso. Qua programmi ChatGPT invece ti crea lui il prompt basato sul tuo messaggio. Allora, Midjourney è molto più figo. Semplicemente lo voi create il prompt in italiano e io ve lo traduco in inglese, non c'è problema. Ok, così. Ok, perfetto. Non lo so, vogliamo provare a dire, che ne so, a female streamer, quindi una streamer donna. Se possibile. Facciamo una roba grave. Aspetta, una streamer donna con una candela sulla testa mentre delle piccole goccioline di come si chiama di cera, e le cadono sugli occhi che diventano rossi. Hair. Lo sa anche madrelingua. Ok, a female streamer with a candle on her head, some drips. Drops. Matteo, è troppo tardi. Scusami, sono già live, cazzo. Vediamo cosa succede. Siamo tutti quanti in silenzio. Ma potremmo mettere una musica di suspense? Tu. Non questa. Vabbè, scherzami.
I wish my face frame. Il fatto è che non si vede benissimo comunque, anche. No, esatto. Meno male che si è aperta parentesi fast. Cos'è quella porta? È una donna che prende. No, beh, guarda che fast. Fast è veramente veloce, perché se non fosse fast ci metterebbe qualche minuto in più. Ma sembra Merisial. È vero? Vediamo cosa ne esce. Bellissima. Aspetta. Quasi eccitante. Beh, buona. È qualcosa. La tipa di coso, di mangaka. No, di De Valerio, ma sei. Ah, sembra, no, un po' Lucilla. È vero, sembra Lucilla. È vero. Ecco qua. Questa qui è notevole, la prima. Non è niente male. E bellissima. Quindi questo è un po' come funziona. Queste sono le nuove squadre, vabbè, perfetto. Quindi Jody e Gren siete i due capitani. Sì. Per questo primo round così di prova per annusare, perché poi chat voi sarete i votanti di chi ha fatto il prompt meglio, chiedo a Jody di fare Matteo Salvini e a Gren di fare Giorgia Meloni. Potete comporre lo facciamo il più divertente, vince il più divertente? Beh, vince quello che alla chat piacerà di più. O il più simile, okay. O il più divertente, o il più... Quindi cercate di conquistare la chat come volete voi. Diamo un minuto e mezzo, iniziamo. Aspetta, dal... Aspetta, però... Sì? Esatto, facciamo a turno, perché sennò certo, ci incastriamo. Certo. Okay. Un minuto e mezzo, iniziamo dal proprietario di casa. Gren, un minuto e mezzo per il tuo team. Giorgia Meloni, prego. Okay, allora dobbiamo fare. Vai, dimmi, cioè. Io scriverei Italian female. No, di italiano. Ok, italiano. Donna italiana in carica. Donna bionda italiana in carica al presidente del consiglio in Italia. Ok, passa. Vestita elegante. Vestita elegante, cioè morta? No, vestita elegante nel senso che provo a risparmiarmi la pipettina tutta ingrifata, tutta l'estate. No, ma dobbiamo aggiungere qualche dettaglio. Dobbiamo aggiungere qualche dettaglio che sia ridicolo. Sì, che sia ridicolo. Con i piedi molto lunghi, con i piedi molto lunghi. Allora facciamo E pelosi. Quindi lunghi facciamo e pelosi. Allora, la mettiamo in una conferenza cioè praticamente facciamo in modo che i piedi siano talmente lunghi che entrano tipo nelle bocche di quelli che guardano. Sì. No, è troppo contorta, No, secondo me la riesce a fare. No, dobbiamo scrivere che è una donna, è un politico, vestita elegante, italiana, bionda, però è un hobbit. Versione hobbit. Però c'è qualcosa che è un'azione che deve succedere mentre fa un... Cioè io me la immagino. Nada, iniziamo così nel 30 secondi. A fine del tempo dovete dirmelo, Lo sfondo, allora deve esserci, davanti si devono vedere delle persone e dietro ci deve essere tipo lo sfondo di... cacca. No. Sta sulla tazza, è un hobbit sulla tazza. Però si deve capire che è Giorgia Meloni. Deve essere un politico, donna bionda. Io la metterei mentre parla in politica, perché sennò anch'io mentre parla in politica davanti a delle persone. C'è un hobbit in conferenza e con le cose della conferenza che è a forma di tazza. Va bene. Successo. Dai. Ce l'abbiamo anche. Ok, vai. Allora. Lo dico io che sono il capitano, perdonami, ti chiedo tanta scusa. Correggimi, correggetemi se sbaglio. Allora. Donna bionda. Vestita elegante. Sì. Donna bionda, dimmi Gio. Italiana e in politica. Ok, donna bionda, italiana, in politica, vestita elegante. Sì. Italian bro woman, well dressed, in politica, politician. Ok. Poi punto, she's an hobbit. Lei è un hobbit. È un hobbit. Ok. Sta tenendo... Una come si chiama? Una conferenza? Sta tenendo una conferenza stampa e il come si chiama il coso delle conferenze stampa? Il pubblico. No, come il palco che vuoi scrivere. Facciamo il pubblico. E il pubblico è composto da tanti piccoli water. Sono curioso. Ok. Vi dico il risultato, si eh? Vedo confuso. Vi dico il risultato. Ho notato una cosa che non capisco. Cosa? Non capisci? Gio, ma che cazzo hai fatto la barba? Cosa ho fatto?
Ma sta con le mani, sta con le mani là dall'inizio della live. Ma è una domanda intanto, anche intanto manda. La tolta, no, vabbè. Mi sono tagliato la barba. Italian, cioè, non mi sono tagliato la barba. Metà se l'è tagliata, metà no. È una vecchia gag di Luis. Italian blonde woman, well-dressed politician. She's an hobbit holding a press conference and the audience is made of a lot of toilets. Perfetto. Vai, andata. Oh, zoom anche. Ma tra l'altro, Hank, scusami, la chat com'è che funziona? La chat è so... Dopo ti faccio vedere. Cagare questo dio. Allora. Merda. Timo, metti a tutto schermo Hank. Sì, lo metto subito. Vediamo la generazione. Oh, si riesce a mettere la musichettina, Hank? Saresti veramente... Non mi ricordo come vi fa arrivare a voi. Se... Così la sentite? Sì, arriva. Sì. Bomba, è il momento della generazione. Bellissima la sedia, tra l'altro. Oh! Attenzione, no, già si è perso i bagni, non c'è già niente, tutta quella roba. Non potete mettere troppe cose perché non ce la fa. I bagni. Sì. È difficile farlo in un colpo solo, no. Attenzione, in quella di vostra sinistra. Il quarto è Gesù. Ce l'abbiamo. Guarda che si stanno costruendo piano piano i cessi. Arrivano i cessi. Guardali. No. Allora, dobbiamo scegliere ovviamente quella che ci piace di più per mandarla in valutazione. Sì. Ma non è un hobbit. Aspetta. Non stanno i piedi veloci. Non si vedono. Vediamo un attimo la versione... Ok. Allora. È interessante. Oddio. Ditemi voi. 1, 2, 3, 4. Quale volete mandare, Tibba? A me mi piace la terza, che ci stanno un milione di persone. Sul water. Questa? La terza. Ok. La terza. Quindi upscale 3. Questa qua è il vostro notevole, devo dire, notevole risultato. Devastante. Una conferenza stampa nelle Prealpi. Perché è una che apprezza hobbit. La natura, la famiglia. Se fosse stata un hobbit bassa, con i piedi pelosi e grossi, sarebbe stata perfetta, incredibile. Era un quadro. Si è persa un po' la nozione di hobbit. Però questo qua, diciamo che andando avanti nel format, imparate meglio come usare Midjourney. Infatti Jody dovrebbe essere avvantaggiato. Infatti io trasto Jody. Sì, Jody già nel round prima stava già typando sulla tastiera così puoi testarle, merda! Ma che fai? Non la sto testando. Va bene. Altro team. One minute and a half. Parlare. Tu stai zitto. Ok, andato. Ok, ci siamo? Sì. Vai. Ok, allora, a 50-year-old male Italian politician with short black hair and short black beard with sweet. Ma che gioco è così? Aspetta, adesso pensiamo al resto. Sì, è Katia Vetsky. No. Adesso ho solo descritto il tizio. Sì, adesso allora, pensiamo a cosa vogliamo fare di divertente. Io lo riterrei come un supereroe. Ok. Io invece... As a superhero. Ok, as a superhero. Non so se vi ricordate tipo i selfie che Matteo Salvini metteva su X con le mucche. C'era tipo una che gli leccava la faccia. Va bene, allora taking selfies with unicorn però. With fat unicorn. Con with unicorni ciccioni. Ok. E sul ponte di Messina. Anche rappresentazione che fa la cacca. Come lo fai il ponte di Messina? On the Messina Bridge. Quindi, taking... Cioè, è proprio il ponte di Messina, chissà come lo facciamo. Prompt troppo lunghi... Io vi dico solo questo, come Jody saprà. Prompt troppo lunghi rischia di perdersi pezzi, come avete mandano, visto. Lo mandano fuori di testa. Vabbè, allora, è un supereroe che deve comunque rappresentare quello che amate Salvini, un grande supereroe. Mm-hmm. Ok, allora. Il capitano. Un supereroe che viene leccato da una... Il capitano. Ok, proviamo così. Taking selfies with... Ok, ce l'abbiamo. Ok, perfetto. Okay. Vai. Allora, a 50-year-old male Italian politician. A 50-year-old male Italian politician, sì. With short black hair and short black beard. Black beard? One piece? Sì. Wearing a suit, quindi un completo. Mm. Virgola, as a superhero.
Sì. Taking selfies with fat unicorns. Fat unicorns. Aspetta, virgola. Sì. Extremely funny. Bastardo. Qua ci ha messo il tocco, ha messo bastardo. Il tocco. Non vuoi virgole bastardo. Da altre parti, se non quelle che mi hai detto tu? No. Ok. Ma siamo sicuri di non metterci anche durante una sessione di coca? No, no, non no, te no. le fa no, fare. Le cose bannabili non te le fa fare. Ok. Aspetta, aspetta. Vabbè, fa niente, fa niente. Va bene. Vai, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Una sessione poi. Io non avevo capito di essere Duringa coca in ci testa. Speravo. Vai. Ma spero venga una merda, Jody, guarda. Basta, sì, anch'io lo spero. Così si conferma che sei un campioncino. Darà comunque hanno messo tanti elementi. Zoomatina su di me. Oh. Zoom su. Vai, zoom, zoom. Canzone, canzone, anche canzone. Ce l'abbiamo. Perché guarda il nome. Grande. Oh, attenzione! No. La faccia assomiglia a Salvini. Ma è molto più bella di Salvini, eh. Aspetta. Ah no, invece qua sembra la Meloni. È Doctor Strange. Ma è incredibile! No, ma... no, il terzo è coso. È Robin Downey Jr. Sì, 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 questo è Iron Man. È Iron però, Man. Però non è molto coerente con Salvini, purtroppo. Vabbè, ma la chat deciderà. Devo dire che non è male, non è male. Non è un politico. È bellissimo. Quale allora, volete mandare? Metterei... Quale volete voi, ragazzi? Oh, per secondo me... me la terza è carina. Ah, la terza è carina, però la prima è epica. Sì, io andrei sulla sì, prima. È vero. Vai. Poi chi, è quella, chi è quella tipa là? Dito medio? Questa, no, è, questa è la moglie Meloni. Perché è una famiglia e tutto. Ci sta. Ah, ok. Okay. Non è la nostra quello Meloni. Canta, non è quello che canta. È la vostra Meloni. Io allora, allora, la scelta primo... è sull'uno. Però vai, io vorrei uno, sì. fare un plauso a questo unicorno e la sua faccia. Sì, è vero, è vero. Allora, il primo, regà, il primo è Di Guerrero, il terzo è Robin Downey Jr., il quarto è... Doctor Strange. Strange. Sì, è vero, è vero. Sì, ma comunque... Il primo è troppo è Di Guerrero, raga. Comunque, cioè, non abbiamo messo During a Cocaine Session, ma la terza foto alla fine. Esatto, sì, un po' sì. Sì. In questa qua c'è anche la tessera per tirarla. Allora, chat, adesso è il vostro momento di votare. Potete scrivere uno per votare Meloni e due per votare Salvini in qualunque chat. Basta che scriviate uno o due. Ok. Ok, quindi... Ma, no, ma devo... Uno okay. Meloni, due Salvini. Uno Meloni, vabbè, due Salvini. Due, logicamente. Ok. Uno Meloni, due Salvini. Qualunque chat funziona. Qual è quello che sta vincendo per adesso? Per adesso sta vincendo mamma Meloni. Mia. No, ma effettivamente è la più divertente. Cioè, questa è più epica la nostra. Però no. Io tra le due, se dovessi avere un poster, scegliere quello di Salvini, devo essere sincero. Ma assolutamente. Sì. Però quello dei Cessi non era male. Comunque è il primo round, quindi dovete un po' scaldarvi, ci sta. Sì, il problema del nostro era che era un po' troppo lungo. Pronto. Sì, vabbè, ma anche loro era lunghissimo. Cioè, se ci pensi, Hobbit non se lo ricordava manco perché... Hobbit però me l'ha messo in mezzo alle colline. Sì, è vero, è vero. Montagne, mi ricordo. Colline. Meloni, Salvini. Quindi uno per votare questa. Due ma una cosa, Hank, tu che sei super tecnico, se una persona lo scrive più di una volta, vale comunque un voto più di uno? Comunque ma non uno. Prende le scritte. Ma okay. Prende le scritte o prende le soltanto? Certo che prende le scritte. Certo. Simo. Amica, uno appena bestemmiato in chat e ha scritto: che cazzo scrivete nella chat? Siete coglioni? Evidentemente parlava se stesso. Ah, proprio prende. Ah, prende proprio nella chat. Sì, poi guarda, posso vedere in ciascuna chat chi ha votato cosa. Mito. Da me devo dire che sono combattuti. Qua Meloni, hanno votato per il loro team. Ovviamente diciamo che le chat vanno un po' per ognuno per il proprio team, ognuno per il proprio team. Semplicemente le chat seguono quello che disegna bene. È un po' io così. Io voglio imparzialità. Cioè, però vedi che da te Hank sono un pochino più sinceri, capito? Perché sì, sono perché meno... sono imparziali, non hanno esatto. preferenze. Ma infatti esatto, secondo me bisognerebbe prendere come metodo di valutazione la chat di Hank e basta. No. Se stai piangendo, questa mi sembra una mossa un po' forte. Veramente forte.
E ma c'è un tempo per eventualmente possiamo sì, togliere uno sì, della, no, del team. Possiamo togliere Joe e così ci sono solo due in live da ogni parte. Però poveri ragazzi di Joe, e poi che fanno? Votano, ma nessuno li caga. Vabbè, ma lasciamo cioè, non ti prendi. Comunque sì, siamo arrivati. Ah, okay, perché... ok. Ma è per la barba. Hai capito? Ah no, perché purtroppo ho capito perché è sbilanciato. Eh sì, okay, perché no, sono no, due no, nel no, team sopra e uno no, nel team Hank, sotto in live, Hank, tutto qua. Hank, prendiamo solo la chat tua allora. Ma no, perché così tutti vengono da me e se ne vanno da voi, che non è carino, quindi forse l'ha fatto apposta per far andare così la cosa. Bravo, Hank, potrebbe bravissimo essere. Allora è il professore. Perfetto. Allora torniamo a disegnare. Nuova consegna, quindi ormai avete capito come possiamo funziona. Possiamo far iniziare Jody così almeno non si prepara niente. Mi sembra fair. Va bene. Ma non credo che sia servito a qualcosa prepararsi le cose. No, anche perché in realtà stavo solo per comodità, cioè solo la descrizione del tipo. Cioè, sì, che quella era quella. Una testa. Era standard. Dai, Jody, puoi mettere lo scatacollo. Jody, hanno paura. Gold Lord. Discutete in italiano, poi si traduce alla fine, posso chiedere un piacere. Ma già avete pronti tutti i temi? Certo, mica me li invento io adesso. Anche se li hai preparati tutti. Allora, Jody deve disegnare. Il team di Jody deve disegnare uno Squirtle, però molto ricco. Ok, molto bello. Ok. Mentre invece il team di Gren deve disegnare un Bulbasaur, però molto molto povero. Bello. Ok, bravo, vai. Ci allora, una tartaruga. Io quello che propongo, ragazzi, è una tartaruga azzurra. Sì, estremamente ricca. Aspetta. Tu dici, io faccio la traduzione, vai. No, non c'è bisogno, perché la fa direttamente Hank la traduzione alla fine. Quindi una tartaruga blu estremamente ricca. A turtle with, yes. A tartle sì, with yes, yes. Assolutamente. A tartle blue light su un trono. On the throne. Okay, tipo quindi re, tipo zio Paperone. Sì. Roba del genere. Okay. Uncle Paperone, yes, like. Ricca deve essere. Ho detto estremamente ricca. Lo scriviamo proprio. Cosa? Spruzza acqua? No, ma non c'è bisogno che spruzzi acqua. Io metterei con un orologio da taschino. Posso darvi un consiglio? Tempo, vai con sto consiglio, dimmi Simo. Va bene, non te lo do. Ok, grazie. Allora, con un monocolo? Sì, con un monocolo, okay. E con... Bugatti Veyron. Ma no, ma è seduta sul trono. 30 secondi, sì, dai. Allora, che si fa la doccia con uno shampoo dorato. Bello. Ok, secondo me monocolo dobbiamo eliminare. Gold Lord. Sì, secondo me non lo prende. Monocolo non so come tradurlo. Se no diventa troppo lungo. No. È troppo lungo, secondo me. E poi alla fine mettiamo un virgola epic. Basta. Mi piace. Okay. Ci siete? Mm. Sì. Okay. Vai. Sì. Vai. A turtle with... white with light blue skin. Ok. Virgola. Sì. Virgol. Extremely rich. Ok. Sì. Cos'è che abbiamo detto poi? Sul trono. Com'è che si dice sul trono? On a throne. Aspetta, no, avevi detto dentro una gold shower. Alla fine. Taking a gold shower. Sei sicuro? Sì. Non so se. Vabbè. Perfetto. Aspetta, virgola. Epic. Perché cos'ha? Epic. Epic Games. Epicuro. Epic Sin. Sin. No, avrei messo più virgole. Vabbè, fa niente. Quando ti pisciano addosso? Ah, gold shower, quando ti pisciano addosso? Bella merda. Esatto. No, bella merda è la brown shower, non confondere. È un Neumann TLM 103. Neumann TLM 103. TLM. Torino, TLM. Torino, Livorno, Milano. Ma non so questa musica, posso anche dire tipo giusto.
Chi è il terzo? Sì, il terzo mi pare buono. Oh, è gigante, è super spesso. Ma qua è bella. Sì, però ragazzi, stiamo paragonando uno super ricco a uno super povero, ovviamente. Tranquilli, raga, io c'ho una bella dopo. Wow! Ma che belle! Questo è forte, questo è un bel lavoro, Questa è bella. Gold shower proprio di monete. Esatto. Questo. Ma pazzesco! Sono io no, aspetta, però a me raga piace la prima perché fa anche con la mano tipo spocchiosetto, un po' spocchioso. Bellissima. Sì, un po' spocchioso. Sembro io dopo essermi masturbato questo, non capisco perché la terza c'ha tipo una tracolla. È una tartaruga ninja. Quale facciamo, ragazzi? A me la prima, sì. la prima. Anche a me prima, piace vai. La prima, sì. La quarta sembra affetta da nanismo, quindi la dai. Tutto il rispetto, esatto, non c'è nessun tipo di problema se qualcuno affetta da nanismo. Non l'ho mai detto questo, cioè. Coglione. Dai, vai Hank, prima. Prima. A me piace più la seconda, ma lo accetto. La seconda è più regale. Però la prima è più spocchiosa. Molto interessante. Bellissima. Tocca a noi. Bellissima. La prima è più Simone. Incredibile. Sì. Comunque, vai. Dobbiamo capire come descrive Bulbasaur. Cos'è? Una rana? È una rana. Tipo una rana, però dobbiamo specificare che c'ha. Cioè, un minuto e 30, vai. Dobbiamo scrivere tipo. È tipo, che è tipo un bulldog francese con la faccia da rana, capito? Con sì, fiori dell'auto sopra. Sì, okay. Quindi creiamo un bulldog francese con la faccia da rana, un fiore di loto sopra, verde. Tutto verde. Allora, bulldog francese con la faccia da rana verde, io lo farei in centro a Milano. No, sta nelle favelas. Bello, anch'io. Sta nelle favelas e poi scriviamo punto atmosfera triste, capito? Ma secondo me Bulbasaur è un rospo, Vabbè, ok, è uguale, sì. Però facciamolo di chiedere l'elemosina. Chiedere l'elemosina spazio. Anche se me chiedere l'elemosina. Chiede l'elemosina nelle favelas, però no a Milano. Cioè, deve essere proprio nella baracca. Chiede l'elemosina e descriviamo quella tartaruga allo Squirtle. No. A Squirtle. Al Pokémon Squirtle. No, non potete usare nomi di Pokémon. Ah, ok. Usiamo la descrizione. No, a una poi diventa troppo. A una tartaruga. No, a una rich tartaruga. Secondo me. No, chiede l'elemosina. Metagaming? In generale. No, rischia di mischiarsi il prompt. Ok. Non mi mischia in generale. Io farei. Come si dice rospo in inglese? Rosp. Todd. Frog. Rosp. Todd. Todd si dice. Todd. Allora. Lo dico io. Provate a seguirmi e ditemi se sbaglio. Allora. Io non direi bulldog francese, zio, però. E che mettiamo? Deve essere una roba Todd. Io metterei un rospo con sopra una pianta. No, perché ci viene con le zampe da rospo. Allora facciamo un rospo, come si dice, a quattro zampe? Sì. Okay. Okay. Un rospo a quattro zampe? Ma tutti i rospi sono a quattro zampe. Sì, è vero. Però. In effetti. È vero. Cioè, allora, a meno che non sia un rospo saurus. O se no, scrivi anche... We are frogs. Vabbè. Scusate, l'importante è che tu sia felice. A Todd. Allora, ok, no. Mixed with a plant. Aspetta. Oddio. No, dobbiamo green. Aspetta, no, a green frog. Okay. With a tree. On his back. Non scrive albero. Ma tree è troppo grande. Simo, dobbiamo scrivere tipo fiori di mi loto, serve il prompt adesso, sennò... Allora, grasse, scriviamo grasse. Leaves, foglie. Ok, no, with... No, ma neanche foglie, perché sennò solo foglie. C'ha tipo un fiore. Solo il capitano parla! Vai! Ok, allora. Sei riuscito a tradurre fiore di loto? Il fior loft. Lotus flower, immagino. Ok. Sì, quindi sia Lotus. E green Lotus. Sì. With Lotus on his back. Lotus flower. Mentre sta chiedendo l'elemosina in Duomo a Milano a persone benestanti. Ok. Allora, a green frog with Lotus flower on his back while
asking money, in realtà c'è un verbo, chat, il verbo esatto... Charity, no. Chiedere l'elemosina. Begging, bravi. While begging for money on Milanos... Blocchiamoci qua. Milano Duomo, Milano Duomo, punto. Ma ragazzi, ma che sta facendo Vez? Sta chiedendo di aver vinto. Aspetta, no, è che domani sono parata. On Milano Duomo Square. Vado? Sì. Ma aspetta, aspetta. No, aspetta, scriviamo punto atmosfera triste. Esatto. Dusk. Baby under for the melior extreme, face. Extreme. No, really dark and sad atmosphere. Poi chiedi anche qualche tips for gambling. Network. Però mo ci fa una rana brutta così. Mamma mia che fatica. Ok. Mo ci fa una rana normale. Buffett! O viene una merda o viene una bomba. Non c'è una via di mezzo. Secondo me dovete ispirarvi. Vedete com'era piccolino il prom di prima. Però è venuto veramente bene. Oh! Aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, aspetta. Non si vede un cazzo. No, 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 in realtà... Una fica? Non ci sono persone. Mamma mia, che schifo. Che aborto. Ah, che merda. Che aborto. Posso dire però che loro erano molto più semplice. Era semplice la descrizione del... È il Pokémon, è il Pokémon. Ho capito. Bulbasaur che animale è figa. Cioè, si dice una rana, guarda. Ma sì, ma non il punto è che non è povero da nessuna parte. Sì. Esatto. Sì, esatto. È solo triste. O la prima o la terza. Ma non avete scritto... Raga, non avete scritto pur. Non avete scritto povero da nessuna parte. Vabbè, se scriviamo begging for money si presuppone che sia povero. Sì, ma begging for money è complicato. Cioè... Da rappresentare. Esatto. Cioè. Se voi dite pur, già è tutto... Si capisce più. Anzi... Secondo me dovevate scrivere a homeless. Sì, colpa di... Oh, però c'è il Duomo dietro. Aspetta, in questo c'è il Duomo, nelle favelas, dove essere triste. Allora, la prima sembra veramente la ripresa di un film, anche con lo sfondo un po'. La prima sembra Bulbasaur, la terza siamo al Duomo. Quindi scegliete voi. Il pisello di Vezza. No, buttiamo l'incaciata. Buttiamo l'incaciata e piamo il secondo, almeno sta tutto bene. Il secondo assomiglia un po' a Kokeshi. Esatto, è vero. Peccato Anakin che dice esatto. Dai, fai prendere la seconda per il meme. Oddio, seconda? Dai, secondo per il meme, vai. Chat, votate noi per la simpatia. No, votate. Ma allora! Siate sinceri. Vai. Adesso... Ora ti vedo fattivo. Uno Squirtle, due Bulbasaur. Ragazzi, scrivete uno Squirtle, due Bulbasaur, scegliete voi. Giusto. No, vabbè, giusto, ci sta. È giusto così. Via. Guardate come vanno qua per chat. Sì. Vabbè, ci sta. Ce la accogliamo, ragazzi, 1-1, giusto. 1-1 per la centro. Ecco, vi dico una cosa. Praticamente, quando abbiamo parlato offline di questo format, le uniche due esempi che mi hanno fatto erano quelli di Giorgia Meloni e Salvini e di Bulbasaur e di Squirtle. Adesso sono curioso di sapere quali sono le altre cose. Ma adesso no, in realtà è finito format. Era il meglio dei due. E voilà. No. Adesso Hank tira fuori le magie. Vai, Ancone. Segati. Quindi abbiamo vinto noi? No, sì, ancora non è finito il tempo. Sì, è finito, beh. Sì, però dai, ormai. Direi che non c'è gara. Punto per Squirtle. Squilibrata. Let's go. Prego. Let's go. Allora, adesso quella successiva è... Non la so. No, adesso arrivo. Dai, mamma mia, sono in hype. Wow. Un... Sì, sono... Ah no, aspetta, facciamo di nuovo al contrario. Però ve li do prima uno e poi l'altro, che altrimenti mentre l'altro prepara... Bravo. Quindi, bravo. Team di Gren, geniale. Ti chiedo di preparare un italiano arrabbiato perché la sua squadra di calcio sta perdendo.
Appena hai detto tu. No, tu puoi decidere tu come rappresentare al meglio questo fatto. Può non c'entrare niente. Non ho detto niente. Può essere un certo tipo di italiano, un maschio, una femmina, alto, basso, grasso, dov'è. Quello che vuoi tu. Ok. Allora, ragazzi, la puntiamo sulla roba. Intanto descrivere la cosa che ci ha detto Hank. Su due parole. Quindi, angry Italian fan, football fan. No. Angry, arrabbiato, vero? Sì. Angry Italian football fan. Io metterei. Facciamo rubino. Grasso e sudato. No. Vabbè, con la canotta sporca di ketchup. Sì, tipo vestito male, incazzato con lo dog. E le crocs. Ma cosa c'è, Simone? Una persona grassa. Ma le crocs. Non ho detto niente. No, esatto. Cioè, secondo me è proprio l'emblema del... Perché Jody ti sei stato per ridere, scusami. Facciamo. Un tifoso. No, figa, no. Jody no. Che cosa? No. Facciamo un tifoso. Allora, facciamolo angry. Fan, però deve fare qualcosa di particolare. Allo stadio o a casa, innanzitutto? Allo stadio o a casa? A casa, che ci sono meno dettagli. Okay. È peloso e picchia i figli. Ed no, è arrabbiato. No. Ma perché picchia i figli? Ma... Perché arrabbiatissimo. A parte che non te lo fa rappresentare se picchia dei bambini. Angry, Italian, fat, sweaty, man. Angry because his football team lost. Troppo, zio. Hai capito? Solo la tua è molto lunga, capito? Quindi allora, facciamo così. Facciamo rubino laziale aspetta, fermo. Cazzo, deve essere comunque incazzato. Allora, rubino laziale 15 incazzato. Secondi. Allora, aspetta, le prende la Lazio? Cioè, però bisogna descrivere i colori, o se dici maglietta della Lazio lo prende. Zio, troppo. 5, 4, 3. Ma stai zitto. Timo, giochiamoci la descrizione che ci ha detto Hank. Aggiungiamo qualche aggettivo che sia ridicolo, quindi tipo tanto peloso, oppure... Ok. Andata, dai. Facciamo così. Allora, un tifoso incazzato... con al posto della faccia una palla. Ok. An angry. Allora, è un angry tifoso. Italian tifoso. Football fan. E che al posto della testa ha un pallone di calcio peloso. Ma no, è troppo non ha senso. È troppo fantasioso. Scriviamo. No, bello. Possiamo ascolto il capitano. È il vostro tempo per discutere la prima. Avevate tempo prima, ragazzi. Capitano! Giocate voi, grandi raga. Capitano, cosa metto? La mena! È gigante e peloso. Che cazzo dici? Vai, Simo, dici te, scrivi te. Capitano! Ok. Allora, c'è la mena in chat, mi faccio incazzare. Angry Italian football fan. No. Soccer, va bene. No, è gigantesco. Gigantesco e estremamente, extremely hairy. Cioè, devastante deve essere. Estremamente peloso. Basta. No, basta. Mo scriviamo Fanny. Con, aspetta. Con... basta. Aspetta. Il tempo... Con una... Basta. Fanny. Allora, Fanny. Io ho messo an angry Italian soccer fan, extremely hairy, very fat, virgola Fanny. Metti giusto il very all'inizio. Sì, aspetta, e mettigli anche una maglietta di un sorriso estremo. Così, per favore. Proviamo. With the t-shirt. Super smiley t-shirt. E extremely smile. Ma c'è già un extremely, va bene così. No, vabbè. Fanny. Vabbè, due volte Fanny per essere sicuri. Non dobbiamo caricare roba. E è una buona call quella di Anakino. Cosa? Giusto, non bisogna caricare perché poi lui si perde. A parte fatica, che tiene. Tiene più attenzione al fondo del prompt, anche se la versione 6 è un po' la migliorata. Cioè, fatto. È un po' come quando mangi troppo, dopo c'hai. Esatto. Guarda, cioè, già c'è un design di una t-shirt. Il guapo è agri.
Bellissimi. Ma questo c'è una maglia di sembra... se stesso. Ma il secondo... aspetta, come si chiama? Il secondo è un incrocio. Il secondo è un incrocio tra Russell Crowe e Che Guevara. Il secondo sembra Matteo Saudino, quello di Barba Sofia. Raga, guardate sembra... il primo quanto ragazzi... arrabbiato. Il primo arrabbiato. No, Hank, tu sai chi è Antonio Gerardi? No, purtroppo no. Io vi so prego, che... è lui. Cioè, ragazzi, vi faccio vedere una foto di Antonio Gerardi. Aspetta, assomiglia a te. Ah, non è la foto, scusami. Guardalo. È vero! È uguale. È il primo uguale. Uguale. Sì. Un po' più rugbista. Dite? Sì, sì, un po'. Il quarto è Agri d'Italiano. Sì. Ma poi con la fa... con la... Vabbè, il secondo è lui con la t-shirt con lui. Sì, sì, esatto. Sì. E il terzo è il suo merch. Il terzo è il suo merch. Esatto. Ma non è male come merch questo, Un telo con le mollette. Vabbè, scegliete allora, pure. Allora, no, scegliamo. Allora, il secondo non è incazzato, però almeno la buttiamo sul ridicolo come Bulbasaur e via. Cioè, il secondo gli voglio già bene, capito? Guarda, se vuole fare. Secondo simpatico. Ho scritto secondo... però scusatemi, scusatemi, però, cioè, deve rispettare le richieste del sommo Hank. Ma Bez, ormai abbiamo perso. Cioè, no, guarda, ma non è vero. Può. Il primo rispetta. Non è detto, non il è detto, primo rispetta esattamente quello che ho chiesto. Un esatto, italiano arrabbiato per la sua squadra di calcio. Sì, sì, sì. Stiamo l'uno. Ufficiale l'uno, dai. Ok. Bene. Ma perché nello sfondo c'ha un telo con la piana campana? Un telo tenuto da due dita. Da due dita, esatto. Italiane anch'elle. Vabbè, non si sa perché, non si sa, ragazzi. E tra l'altro, una stampa fatta malissimo. E dell'R9, centrata. Bei tempi, no, quelli dell'R9. Cos'è l'R9? No, questo spiega non, anche, non ho capito. No, non so cosa sia, però. Ah, ok, pensavo fosse una reference. No, E sugo, il sugo alla fine è uscito, è terra questo qua. Ma non è sì, sì, merda, è terra. Nonostante io abbia messo soccer, secondo me lui la vive un po' da football. Comunque va bene, dai. Sì. No, esatto. Sembrano quelli del calcio fiorentino. Esatto, calcio antico. Vai, Enrico, dai. Invece per voi, vai. La richiesta è un francese molto felice perché la sua squadra di calcio ha vinto. Okay. Allora, io lo farei con la baguette nel culo. Esatto, no, con la baguette sotto braccio, no. Ma che con la baguette nel culo, è un basco anche. Con la baguette... Mi piace come primo pensiero proprio. Esatto, tra tutte le cose. Vabbè. No, ecco, aspetta. Però dobbiamo usare uno stereotipo, cioè sì, quella roba delle baguette ci sta. Esatto, la baguette sì. Con una bandiera dove l'asta è una baguette. Ma è troppo lunga. Ah, ma che succede senza in fretta? Io direi che possiamo fare tipo un tifoso francese, un tifoso di una squadra di calcio francese veramente felice che ha una bandiera con asta, una baguette. Ma che fai? Gli rubi l'idea. Con un bidet. No. Cioè, veramente, posso dire, vabbè. Ah, il bidet! Ma non c'è, ma deve... secondo me... Ma Johnny, tu cosa cazzo stai facendo? Non posso dirlo. Vai. Allora, Non ti stai ridendo, vabbè. Allora, sì, facciamo... Allora, scrivi. Mm-hmm. Noi ci fidiamo di Jody, è bellissimo vedere me. Allora, sicuramente il secondo team è più calmo e più organizzato. No, io ho preso però gli spunti da quello che avete detto. Oh, e adesso sto partorendo il prompt. Vai. Quanto veloce di fila. Ah no, Hyper con Hyper Happy Frenchman. Sì. Virgola. Ecco, l'Hyper Happy è bello. Holding. Ah. 100, scrivi 100. Sì. Baguettes. Ah. Virgola. Ma è scritto At the Stadium.
Mm-hmm. Esatto. Giordi, però devi specificare che è francese. Ha detto. Frenchman. C'è Frenchman. The Stadium. Crying, virgola, crying. Come si dice quando una cosa è surreale? Ah sì, virgola, surreal sin. Surreal power. Questo è pesante. O è una merda o è bello. Come si è? Ho paura di cosa potrebbe uscire, ma trasto Jody. Io qua avrei messo Big Mustache. Ma se gli dai French di solito ce l'ha, sì, lo giallo già ce l'ha, già ce l'ha. No, l'importante è scommesso sorridere. Hyper happy Frenchman. Hyper. Hyper happy. Ci mette anche di meno a fare quelle del team Jody. Madonna, che bomba! È Frenchman, no, ragazzi! Simone! No. Che cosa scheglia? Madonna, ma bellissimo! Ma guarda il Masseo! Ma è incredibile! Ma no, ma è spombile! No, il quarto è incredibile! Cazzo, come si diverte spombile! È bellissimo, il quarto è incredibile! Dai, pazzesca! Ma che cazzo con la pioggia è, dai, di ragazzi. Non so cosa, ma guarda i pezzettini di pane! E poi tutti hanno tipo delle brioche, delle cose! Questa è clamorosa! Commosso! Vabbè. E l'hyper è il tocco di classe, sì, perché è esagerato. Sì. Bravi. Questa è difficile. Mi sa che il prompter migliore è chiaro chi è. Però, secondo me, l'altro team può imparare molto rapidamente. Vado col poll. Ah, la pioggia sono le lacrime di gioia, scrivono. Può essere. Ah, è vero, sì. Ah. Quindi qua mettiamo... C'è i dettagli, no? Uno italiano, due francese. Il 2 è pesante. Vai. Il francese era veramente bella. Veramente il bella. Francese incredibile. Sì. No, è perfetta. Vabbè. Vabbè, direi. Avanti l'altra, hanno vinto. Glielo diamo proprio. Questa proprio. Era incredibile. Complimenti alla più bella, i dettagli. Sì. Va bene. Vinta. Non andiamo a guardare oltre. Basta umiliazione. Vi chiedo. Ok. Ci sto? Sto pensando, lo so che è una pratica inusuale di questi tempi, ma sto pensando. Ma alla fine ti eri preparato solo le prime due, allora. No, stavo leggendo la lista delle mie idee, che sono così tante che devo gestirle. Perfetto. Allora, facciamo così. Ragazzi, il link stasera sono 20.000 sub. Una. Sì, è. Allora, la chat mi dice che dovreste fare la stessa per entrambe le squadre, ma poi si copiano le idee, quindi è un po'... No, più che altro bisognerebbe fare la stessa per entrambe le squadre, però tipo siamo su Discord, però canali separati. Ma io ho bisogno dell'audio di tutti. Facciamo così, dai, ci togliamo le cuffie e così facciamo così, dai. Se volete possiamo fare così. Così possiamo fare qualunque cosa, non devo trovare. Cioè, come all'intesa vincente ci si mette la benda. In questo caso gli altri non ascoltano quando si fa il ragionamento dell'altra squadra. Però poi lo leggono dalla... Però magari poi... No, una volta fatto te lo segni e lo tieni e poi fine. Li fai insieme. Lo se volete alla fine, possiamo sì. fare così, Facciamo così, dai. Magari poi le varie chat lo scrivono. No, è troppa roba. Poi sti cazzi, non è che è una competizione seria, dai, ci sta. Dai, dobbiamo fare due cose diverse. Allora. No, dobbiamo farle uguali, secondo me. Sì, proviamo un turno uguale, no? Tanto che ci costa. Facciamo un turno uguale. Ritorneremo. Ok, sì. La richiesta è un uomo. Aspetta. Sì, è vero. La dico per tutti uguali. Un uomo su un balcone fa un discorso d'amore. Ok. Allora, scegliete voi come rappresentarlo. Voi. Okay. Iniziamo noi? Andate lontani. Gabri, vai lontano. Aspetta, provo a mettere il mudo, vediamo. Sì, abbassa proprio. No, abbassa il volume. Abbassa il volume. Simo e Joe. Togliete le cuffie.
Un uomo che fa un video sul balcone. Un discorso. Io non vi ho sentito e non vi sento in live da me. Ho mutato completamente. Ok. Un uomo che fa un discorso d'amore in un balcone? Un uomo che fa un discorso da un balcone d'amore, però. Un discorso d'amore. Okay. Okay. Vabbè, okay. Era un discorso d'amore comunque quello. Io direi un uomo con di fianco una donna che su un balcone pieno di fiori le chiede di sposarlo. Cioè lui chiede di sposare lei. Ok. Okay. Secondo me ci può stare la cosa più easy che viene. Allora, amen, quindi facciamo, me lo inizio a segnare. A man talking to a woman, quindi un uomo che parla a una ragazza con i petali di rosa che scendono on dal cielo on a balcony full. Guarda Katia come si sta immedesimando in questa storia. On a balcony full of flowers. Perché se non mi viene altre cose in mente. Lovely. Lovely scene. Una scena, una scena d'amore, lovely scene, ok? Sì. E poi... With oculele. Eh? With oculele. Vuoi l'oculele? Non lo so, è romantico l'oculele, ascolta Jody. Vabbè, l'oculele. No, non so se... Se no, un violino. Ma sta facendo un discorso. Ah, un discorso? Vabbè, però... Oh, scusatemi, no, sono strano. Allora, lovely scene. E poi mettiamo facciamo anche tipo artistic photo. Sì, perché è artistic photo. Lovely scene, artistic photo. Basta, va bene così. Sì, 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 sì. Ok. Ok. Ci abbiamo, è anche andato a pisciare. Vabbè. Avete fatto? Posso sentire? Sì, sì, sì. Sì. Ah, poi adesso non possiamo, noi possiamo sentire loro, tanto abbiamo già fatto. Sì, noi sì. No, non è vero, Edoardo, non è vero. Ok. No, segnate, non è vero, abbiamo fatto. No, non è vero, Edoardo. L'ho segnata, l'ho segnata. Perfetto, tocca all'altro team. Vai. Allora, tocca le cuffie. No, vabbè, noi ormai abbiamo fatto. No, Vez. Vez. Niente. Vez, non comincio a cazzo. Ormai abbiamo fatto noi, vai. Oh, Katia, ma come cazzo ti permetti? Oh, abbiamo no, Vez, detto niente. Ma ti voglio non bene, ma no, non devi toglierti. Vai, allora, non dobbiamo dire niente. Shh, dai. Cos'era, cos'era? Allora, l'uomo pronuncia un discorso d'amore dal balcone. Allora, siamo nel 1940. No, zio, non scriviamo nel 1940, scriviamo in black and white. No, si perdono tutte le emozioni, tutto il... Però secondo me è molto divertente. Dobbiamo scrivere che tutto è pieno di rose e di amore. Io farei a man in uniform saying a speech of love on a balcony. Punto, black and white. No. No, scrivi che è tutto pieno di rose. Hai visto le baguette a loro come hanno funzionato? Cioè, è tutto, ci deve essere un elemento che compare ovunque, capito? Deve essere una caricatura. Ok, io ce l'ho. Io farei un uomo che fa una dichiarazione d'amore a una donna che sta limonando con una, che sta baciando un altro uomo. Vediamo se sull'alto, riusciamo balcone, sull'alto balcone. Sull'alto balcone. No, no, okay. No, lei è tipo giù che si sta baciando uno. No, ma lui, l'uomo deve essere sul balcone, giusto? Allora, aspetta, a man on a balcony playing a love song to for a young no, couple to a young couple kiss, in, front a young, of, in front of him in front of, the, in front of him. Non lo specifichiamo, dove capitano capitano i giovani. Ok, esatto, sì, esatto. Capitano, capitano. Ah, ok, quindi a, me, a man on a balcony e crying, ma deve essere triste tipo. A sad bravo, bravo. Man, a sad no, a hyper man. Sad a crying no, heartbroken. Ok, a heartbroken man on a balcony playing a love song for another couple to another couple perché abbiamo già scritto perché abbiamo già scritto ce l'avete? Vai con la vostra che tanto l'avete detta. Allora, a heart breaking
Broken Heart, Man. On a Balcony. Sì. On a Balcony. Playing a Love Song. Vabbè, che parate di scena. Tu e... Another couple. Ekman. Un'altra coppia. Virgola. Sì. Io metterei tipo Dark. No, va bene così, fidati. Va bene. Romantic. Vabbè, metto Romantic. Mettilo. Vabbè, metti Romantic, va bene, ci fidiamo di Gabriele. Romantic ultra realistic? No, romantic, tanto le pare realistiche. Se volete fare le robe realistiche, vi suggerisco meno style spazio Roma. Quello è... sono i comandi più avanzati. Questa può essere molto interessante. Grazie per la sub, grazie per te. Dato che tu le sentite entrambe, fai un pronostico. No, la nostra no, la loro pisciando. Non l'ho sentita. Questa qua mi sembra molto valida, però, devo dire. Vi state organizzando, mi piace. Per ora l'unica testa calda è Vez che non riesce a stare fermo. Sedate quell'uomo. Oh! L'altro... O cosa? No, niente. Tutta la prediction. Grazie mille Pavarotti per la sub, bentornato. Musica diversa di tensione. Tra l'altro io e Gabri abbiamo avuto la stessa idea dei petali di rosa. Non me l'hanno trattata neanche a me. Ma no, ma come no? Certo. Sì? Cioè più o meno. Vabbè. Attenzione. Però siamo in un buco nero. Grazie mille Vez, super attivo per la sub. Ancora incredibile questa qua. Non sono io. Sì, quella sì. Del francese. Però siamo nello spazio. Cioè, no, fidati bro, fidati. Dategli tempo, poi cambia tutto. Questa è bellissima. Sì, abbiamo fatto la mossa, fidati. Dice, ragazzi, c'è la merda. Sì. Oh. Meno 40 sabba 50.000. Ma questa è la... Questi siamo noi o è la squadra Questa è la squadra di Jody? No, la nostra. Siete voi. È una merda. No, aspetta. Dagli tempo. Apri. Dai, zio, il primo è bellissimo. La seconda è l'incastato. C'è anche una ulteriore spasimante. Ma no, la seconda... Quello là è un guardone, è lui che suona la chitarra. Sì, ma raga. La domanda di, cioè la frase di Anke era un uomo sul balcone. Cos'era? Un uomo sul balcone che fa un discorso d'amore. Secondo me è la prima migliore. Anche perché nella seconda c'è una signora dietro sbiancata. Abbiamo sbagliato couple. Mi sa Anke, couple può voler dire anche semplicemente coppia di persone, non per forza. Esatto, arrivata. Sì. Però facciamo la prima, secondo me è la migliore. Decidete voi. A me la prima è molto italiana. Colori, secondo me la 4 è incredibile, però ciascuno è dica. La 4. Ma la è però la 4 non è una, non è uno che parla a una tipa. No, esatto. La 4 è l'apocalisse, la luna esplosa. Probabilmente la 1 è la migliore. Secondo me la terza la come prima, colori è la migliore. La prima, però c'è la prima, lui è tutto triste. Lui è tutto triste, vedi che se vuole buttare dal balcone gli canta la serenata, capito? Ma lei è contentissima. Vai, facciamo la 1. La terza è pedofila. La prima. Quale volete fare? Dai, capitano, dimmi una. La seconda, guarda, c'è uno triste perlomeno. Guarda, ma dov'è quello triste? Ma guarda, lì è incastonato di testine. C'è Gargamella lì dietro. E vabbè, facciamo la seconda. Allora, la due. Dai. La due è questa, Sì. Ok. È quella, poi. Vabbè. È tremenda. Dai, è veramente brutta. Ma quella è la signora. È veramente brutta questa foto. La signora è tristissima. Vabbè. Vediamo l'altra. Vediamo l'altra allora, opzione. / Imagine. Sì. A man talking to a woman. / On a balcony full of flowers. Ma è vero. / Lovely scene. Bravo, forte. / Artistic photo. / AR 16 noni. Qua. Sì, vabbè, con chi sta giocando? Qua. Qua tira fuori tutti i tricks del mestiere. Dai. Nerd emotional lover della minchia. No, vai, scusa.
Gioè, poi te devi rasare una gamba sì e una no. La musica, no, la musica in cone. Un coglione sì e una no. Passo via Luis. Musica. Vabbè, non ce la faccio. Oh, ecco, adesso inizia veramente la generazione. Eccoci. Visto? Dai, ti prego, ti prego. È una merda. Ti prego. È una merda. Ti prego, ti prego, ti prego. È difficile farne adesso... una peggio di questa, devo essere sincero. Team Gren. Grazie, Hank. Sei di parte, Hank. Dai, dai, guarda, aspetta. Aspetta. Sì, wow. Vabbè, è una merda. Sono tutte bellissime. Ma che belle! No, beh, questa allora, ragazza è incredibile. Secondo me ho la terza o la quarta. Non ha l'elemento divertente. Ma no, ma non doveva essere divertente. Cioè, ho capito, ma la zia del balcone è incredibile. La zia lì accanto è incredibile. Sì, no, ho capito che la zia è incredibile, ma non è che allora dobbiamo buttare in gag tutte le generazioni. No, la 4 per me, ragazzi, è la più bella. Io sono indeciso tra la terza e la quarta. Il cielo della terza è pazzesca, ma la quarta le luci sono più belle. Sì, allora la quarta, Vai, la quarta. Ok. È noiosa, eh. Vabbè. La... Chat. Ma noiosa. Questo era un prompt più romantico. Vabbè. Chat, siate sinceri. Qual è quella che vi piace di più? Vabbè, qua metto uno Gren, due Jody, perché non so come descriverle. Esatto. Uno vecchia, uno Gargamella, due romantico. Riesci a metterle invisibili entrambe? Fai vedere entrambe le foto, Hank. In chat prendete in considerazione la zia sul balcone. Allora, posso chiedere un piccolo zoom sulla bastardella dietro? Questo è l'uno. Ok, grazie. A parte che è un mostro. Sembra Gargamella. Bellissima. Sembra Luca Bizzarri il tipo. È vero. Con Nicky è vero. Ma che bella! Questa è veramente bella, un sogno che si realizza. Sì, è vero, veramente bella, ragazzi. La 2 è veramente una bomba. Solo voi da squadra vostra state di che bella. E noi io, cioè. È certo, è combattuta questa, perché... È combattuta, eh? Attenzione. Vorrei la prima. Foto... Scusa, anche ti posso richiedere un... adesso cambiano i sondaggi. Ti posso richiedere un attimo il piccolo cerchio attorno alla bastarda. In questa foto ci stanno più cose. Ragazzi, che guardate, ragazzi, dai, guardate. Guardate proprio la bocca, cioè non si vede più sfigurata. Allora, mi fai risognare con la nostra foto. Ti prego, dai, cioè, ragazzi, un sogno. Sta salendo, il tempo sta per finire. Oddio, oddio. Dai, ragazzi, due, cazzo, no. Teste di cazzo. No, dai, no, veramente, raga, non ci voglio credere. Ha vinto Gren. Con tre voti di differenza. No, con 13. Raga, questa era invincibile. Cioè, questa non si poteva vincere. Ma ragazzi, l'elemento dietro, la tipa dietro era bellissima. Sì. Ah, ma da Joe hanno memato da Joe di più di tutti. Sì. Oh. I numeri parlano chiaro. Ma grazie, ragazzi. No, ho capito. No, Joe ha truccato. Ha detto qualcosa a microfono spento sicuro. Ha detto qualcosa a microfono spento. Sei una merda. No. A microfono spento. Non puoi giocare. Truccato. Certo che posso dimostrarlo. Vado a clippare. Aspetta un attimo. Addirittura c'è il tribunale. Allora. Johnny con Midjourney aperto e parla di quelli che varano. Trattino basso R16 noni 7 ... Allora, tra l'altro, per chi guarda, fosse... Elimina il VOD, metto il VOD solo sub, i suoi mod che cercano di coprirlo. Aspetta. Per chi fosse ragazzi, curioso di imparare ad utilizzare Midjourney, potete andare su... Sul canale YouTube di Hank c'è un nuovo mio, tutorial. No, sul Hank... mio sito che non ha pubblicità né niente. E potete, c'è un link che poi vi do dopo. Con tutti i comandi più difficili, speciali. Comunque, bravo anche. Mi piace, ultimo, la divulgazione è sempre cosa bella. Allora, la prossima no, è bella. Tipo loro 4 o 2. Questa è l'ultima. Ma la prossima la facciamo sempre uguale, che secondo me è più divertente. Sì.
Anche perché sì, adesso sì, vi do dei prompt molto più generici e ognuno può decidere di interpretarli come vuole. Okay. Okay. Un tipico viewer della chat di Gren. Ok, allora potete fargli fare ragazzi, quello che volete, buono. Dove siete, allora, quello che volete. Katia Vez, inizia Gren, prego. Ok. Tocca a te, beh, che cazzo ti levi le cuffie? No, ci danno anche i peloni. Gren, tocca a noi. Vieni. Oh! Simo! Le cuffie. Tocca al tuo team, dove cazzo vai? Idiota. Vai. Allora Simo, io amo la tua chat, però per farla divertente, memiamo sul discorso di Gren seguito solo da bambini. Memiamo su questa roba qua. Un bambino con i capelli unti. No, ma zio, proprio piccolo, Sì. Pocchio, vabbè. Sì, va bene, allora. Un bambino di 4 anni, di 4 anni. No. Allora, le taggiriamo. Baby, facciamo baby. Facciamo a child. No, un bambino di 5 anni, scriviamo. Ok. Ok, beh, io non darei l'età. Io direi child. No, anch'io non direi la chat. Io direi a little... A child. Cioè, con la faccia da pagliaccio, con la faccia da pagliaccio. No, io lo farei tipo bianco cadaverico, come me. Io lo farei con i capelli tipo... con la riga in mezzo e con tipo unti di olio. Unti. Ok, quindi... Dobbiamo scrivere... Okay. Timo, per far ridere dobbiamo fare qualcosa proprio di ridicolo. Sto ragazzino... Io farei un bambino che sta morendo. A me quello fa ridere. Ascolta. A dying... Sweaty no, child. Zio, ma è divertente. No, ma è divertente cosa? Ma sei pazzo? Bro, 30 secondi. No, 20 secondi. Oh, okay. Allora. Un ragazzo ridicolo. Okay. Un bambino ridicolo. Okay. A silly child. A silly child, ok. Pieno di brufoli. With pimples on his face. E cos'è che sta facendo? Watching... his favorite YouTube videos. Così no, streamer, no, zio, non lo capisce streamer. No, watching il monitor del PC, capito? Cioè scriviamo proprio basic, capito? No, okay. Sta guardando un non capisce, si dice sta guardando uno streamer, non capisce. No, sta guardando uno schermo. No, che sta un guardando video. Una distesa di brufoli. No, sta guardando. Abbiamo detto lo streamer. Cioè, abbiamo detto. Gren, secondo me, ha delle belle idee perché cerca di creare l'assurdo. Ma voi gli tarpate le ali proprio. Non lo lasciate creare. Simo, esprimiti. Allora, siamo 5-2 per loro. Vola, Simo. Allora, an homophobic child. No, non me lo fa mettere. Non me lo fa mettere. No, scusa. Ho sbagliato la parola. Vabbè, devi. Comunque, vai. A child. With. Ma Hank, lo stai scrivendo te o dobbiamo scrivere no, noi? No, scrivetelo voi, beh, pure okay. Il segretario. Scrivo io. Okay. Vabbè, tanto poi Jordi l'ha cambiato il prompt prima, quindi si può anche... Vabbè, vai. Allora, a child. With. Come si dice i capelli con la riga in mezzo? Bro, dai, with sweaty vabbè. Hair. Mettiamo capelli unti. Sweaty with... and oily. Come si dice? Sweaty. Va bene, sweaty. Come si dice oliosi? Ma basta che scrivi sporchi, di. Dai, fate 5 minuti ogni volta voi, dai. Cioè, lui sweaty hair. Blonde, vabbè, non senza blonde, dirty hair. Sì. And sta guardando uno schermo with pimple. Vabbè, allora his face. Capitano watching a screen. Va bene, capitano, tu preparatele che dopo me la devi leggere pulita, eh. Altro team, tornate. Sì, è come io dite a Jody. Sì, ma Jody come glielo sia, come si avvisa Jody. Ok. E poi stiamo mettendo quel cazzo di telefono di merda. Ah, l'hai visto. Ok. Eccomi. Vai. Aspetta. Okay, Vez. Vez. Ok. Niente. Dov'è Vez? Vabbè, ci siamo... Mamma mia, ma cosa c'è stasera, Nicolas? È da un po' che è così. Ok. Comunque, vai. Qual era la tematica della foto? Una rappresentazione di un viewer medio di Simone.
Ah, ok. Allora. Ok. Io direi tipo allora, secondo me sudato e magro. Ok, ok, okay. Sudaticcio e magro. Allora, Vet, stai leggendo? Sto provando a capire, pensare un'idea. Allora, a Kid. Alla scrivania o sul letto? No, sulla scrivania. A Kid, okay. A Sweaty, quindi un sudato. A Sweaty Kid, sì. Ditemi se siete d'accordo. Sì, un ragazzo ma con sudato. Capelli ragazzo... corti o lunghi? No, lunghi sudati. Ok. Viola. No. With long purple hair, a sweaty kid, virgola, with long purple hair. Ha una scrivania con davanti un computer. Sì. Allora, laughing, quindi che ride davanti a un computer. Vi ricordo, cioè, nel senso, poi fate quello che volete. Ma dimmi. Essere il viewer di qualcuno non significa che lo sta guardando in quel momento, No, lo so, però lo rappresentiamo nel momento in cui gode di quella cosa là. Ci sta. Capito? No, è una vostra scelta tematica. Tipo in una stanza, cioè, tipo, che atmosfera diamo? No, è un'atmosfera surreale. Un'atmosfera del cazzo proprio. Laughing in front. Tempo scorre, inesorabile. Sì, oh, infatti. Mi ha messo 4 ore. Io sono riuscito a fare 4G dalla stanza. No. With long purple hair, laughing in front of. Beh, ma cosa ti sei. Ti sei drogato? Calato stasera. Sì. Allora, laughing in front of a computer. Adesso mettiamo due robe che fanno riderissimo. Tipo. Ce l'ho. Come si dice connotati in inglese? Connotations. Questa è la bella, connotati. Ah, è vero, no, non ho la laurea da comico di merda. Intanto allora, io provo il mio prompt. Vabbè, aspetto la seconda. No, questa è allora, tipo, ma i connotati in inglese come si dice? Cioè, allora, ok. Espressione esagerata, tipo, quindi io metterei exaggerated con i brufoli, bravo, bravissimo, full, esatto, full. Dai, 30 secondi e poi dovete avercelo, appena si genera la mia. No, me lo sto segnando, brutto idiota. Allora, full of pimples in the face. A te. Questo dice, non sta scrivendo nessuno nella mia chat, cazzo. Ah, pensavo mi dicessi, sto scrivendo su Midjourney. Allora, Jody che si allena tutto il giorno per questa live. Zuma, siamo Zuma. Laughing in front of computer, full of pimples in the face. No, non devo vedere. Ah, hyper smiling. Ok, no. Cosa sto facendo? No, hai fatto un bel lavoro. Questa ragazzi, è la tua rappresentazione. Questo era il mio trial. Ah, ok. Full of pimples in the face. Oggi abbiamo spaccato. Ok. Sì, ma e poi io metterei alla fine anche caricature. Tipo cartoon. Sì. Cartoon. Smash. Lo facciamo? No, caricature. Solo caricatura. Che comunque. Ok, sì, che è un po' più simpatica come cosa. Sì. Ok, vabbè, ce l'ho. Non distingo le due immagini. Io farò Jody invece che Child. Cosa metterei. Ma cosa hai detto? Metterei teenager, Jody. No, kid. Kid. Va bene, teenager. Dai, vai Jody, sparami il prompt. Allora, mettiamo teenager. Ok, ce l'ho. Sì. Not my proudest nut. A sweaty teenager. Sweaty, sì. Mica se fai schifo, zio. Teenager. Poi, virgola, with long purple hair. Wow. Sì. With long, come si dice unti in inglese? Sweaty pure quello. Oily. Oily, bravissimo. Oily purple long, hair. Oily purple hair. Virgola. Laughing in front of a computer. Virgola. Full of pimples. E basta, perché in the face full of pimples va bene.
Sì, virgola. Esatto. Exaggerated, metti solo exaggerated. Mm-hmm. Non so come si scriva. Exaggerated, forse 2G però. Sì, 2G, bravissimo. Exaggerated, virgola, caricature. E poi louting non si scrive, come cazzo si scrive? No, la... no, lau, togli con la T, togli la T. Basta che togli la T. Ok. Dovrebbe essere così, laughing in front of a computer, laughing full of pimples, of... exaggerated, virgola, caricature. Aspetta, ma puoi mettere style un pochino più importante? Che senso? Dammi tu un valore. No, no, tu hai messo il valore di 250, no? S250, mi sa che di default, sì, ma mi sa che ce l'ho dentro i comandi di default. Vabbè, allora facciamo così, lasciamo stare, grazie, va bene così. Lasciamo stare. Così let's go! Vediamo. Pam pam pam. Pam 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 pam. E l'ultimo round. Chi lo vincerà? Solo sul canale di Greenbound. Ma anche su quello di Hank, di Joe e di Vez. Questo è Simone. Perché è tutta. Perché è tutta. È okay. Viola. Sa la faccia. Questo è il nostro. Aspetta, sì. aspetta. Ecco che esce. Sì, è il nostro. No, non abbiamo. È uscita una femmina! No. No, ma è bella questa, però, cazzo. Dire che la smesciamo. Ah, questa è mezza nuda pure, oh. Ma è vero. Mettila la quarta. Noi mettiamo la quarta. Sembra no. La quarta. Ma raga, ma sta piovendo in casa. Gli piove dentro casa. Sì, metti la quarta, dai. La quarta. Voglio vedere chi la passa. Abbiamo un pochino, Hank, abbiamo un pochino fottuto Midjourney, cioè. A quanto pare. Vabbè, ma è un piccolo osè artistico, quindi ci va sì, bene. Esatto. Nudo artistico, no, perché Midjourney di solito proprio evita come la morte. Cosa. Però Sweaty. Scusa, per curiosità, perché sto facendo una ricerca. Puoi mettere tipo le estensioni altre 4 comune? Cosa? Poi, tipo, non si può tipo crearne 4 uguali a questa? Cioè, tipo altre. Cioè... Puoi fare delle varianti. Un po' più nuda. Simone. Sì. Comunque, se vuoi le hai nude, ti mando il link. Poi. Dico. Davvero? Veramente? Certo. Si chiama True Journey, mi pare si chiama. Quello non che ti... Ah, la miseria. No, no, ce n'è uno proprio. No, se no, poi la sega non è più così bella. Perché tutto. Oh. Cos'è? Aspetta. Scusa, no, speriamo che veramente non sgravi, ma non penso. Speriamo che sia totalmente nuda. Sì. Billy Bella. Ho fatta noi. Ah, ma reggiseno, okay. Vabbè, dai, butta via. Bastarda. Hank, ti leggo la mia. Vai. Okay. Vai. Allora, a nerd child with dirty hair. Virgola. Okay. Full of pimples. Virgola. Watching a monitor. Punto. Surreal scene. Trattino, funny. Trattino. Style gloomy. Ah. Non funziona così style, io ti ho seguito, ma... Perché la versione... Ma merda, ma dimmelo almeno, pensavo funzionasse così. No. Perso, è finita? Anche vai. Perché forse nella versione 6 non... Style o è un valore numerico oppure è tipo row... Non è con l'uguale, non è uguale style gloomy. Ma style, c'è ancora style cursed, che tu sappia? No, scrivi funny. Dai. No, ma stai zitto, porca no, mia. ridicolo. Ridicolo, sai. The West of Love. Così? Adesso bisogna vedere se vince la ragazza. Perché ci può essere il tema dell'amore, vediamo. Love is in the air. Quanto gira? Sì, l'ho scritto male, sì, ridiculous, Simone, ma tanto lo capisci uguale. Mi piacerebbe avere dei fan come questa tipella qua. Beh, è vero, è vero. Dezzana smash. Eccoci. Niente. Ecco. Adesso là che muore, un infarto per De Zan. Ma lo so. Vediamo. Ma cosa è The Weeknd? Schifo. Oddio, mi sa che fa vomitare. No, secondo me fa talmente vomitare che fa ridere. Sì.
Cos'è? La quarta, aspetta, che cazzo cos'è? È? Oddio. No, questi sono i fratelli. No, vabbè, è un bambino. Sono fortissimi questi. No, guarda il terzo che non guarda manco il monitor, guarda l'altra parte che quanto è finito. Zoomali. Ah, non ho capito. Non ho capito, aspetta. Secondo, hai funghetti in casa? Ah, raga, il terzo che, non, che se sta sbagliando. Ma raga, ma questa roba è inquietante. Terribili. Fantastici, raga. Che creepy. Il quarto. Il quarto è una trappola per topi sui capelli. Il quarto ha appena regalato 20 sabago cash. Boh, raga, io farei il quarto. Mamma mia. Raga, qua a me piace qua... Terzo che è talmente stupido che guarda la ma poi scusate raga ma non ha il corpo a metà. Non ha il corpo, esatto. No, infatti è appoggiato il quarto, sul pavimento allora. No, è appoggiato sulla scrivania, cioè è metà corpo sulla comunque scrivania. Anche se il secondo comunque c'è il suo. Secondo me il secondo è migliore perché è il più realistico, ma è anche il più cioè è pazza sufficienza con le luci di Natale. Il nostro conduttore. No, gli altri secondo me piacciono di più alla chat, però il secondo è molto bello. Il quarto è comunque meglio di Joe stasera. Allora, no, però il quarto è dilaniato, cioè è un hikikomori di vera propria natura. Sì. Il secondo è uno che proprio è attento a quello che sta guardando in TV, tanto che gli occhi escono dai suoi occhi. Esatto. Secondo sta aspettando che Rubino dica sputio in goi. Esatto. Sta aspettando la parte sesso del Brother Show Love. Sì, esatto. Sì, la categoria perché sesso del Brother Show Love. Secondo, va bene. Ok, quindi la votazione è fra... La votazione è fra questo... Che comunque allora, ha il suo perché, perché c'è questa roba viola dire, che si scioglie. La frase? Esatto. La frase iniziale era un tipico viewer di Gren. Ok. Questo? Ragazzi, inutile dire che il primo è... Questa l'abbiamo vinta. Allora, ragazzi, noi. Se vi sottovalutate così tanto, dico la chat di Simone... Votate ma pure per Green. Allora, se invece pensate di essere delle fighe, pensate di essere una bella figa asiatica, votate. Allora, uno fai partire il poll. Vi ricordo, uno è nella potenza dell'ironia, votate la seconda. Uno è Gren che no, uno è Jody. Uno è Jody. Ok. Uno è Jody e due è Gren. Let's go. Vai. Let's go, sì, è così. Attenzione. Ok. Niente, allora, Joe che dice, votate quello che volete, però se votate due siete bannati dalla chat. Mamma mia, io la chat... Come siamo messi? 3 a 5, 3 a 4? Mamma mia, ragazzi, cioè, ma veramente? Ragazzi, ma veramente? Era più simpatica la nostra. Era più simpatica, ma la nostra è bellissima. Allora, io voterei per quella di Simone solo per fare un po' di solidarietà ai tre soggetti che sono nella loro squadra. No, però aspetta, Jody, realisticamente, secondo te è più bella la prima? No, vabbè, lei è sicura. Io mi farei più lei che lui. Io mi farei più lui. Bambino di 8 anni, quindi meno male. Però il No. Avete più centrato sicuramente il senso. Sì, però sì. A questo punto tu, Simone, dovresti ammettere anche che noi avevamo più centrato il senso della coppia. Sinceramente, ma noi avevamo la zia sull'angoletto. Ho capito. No, io non verrò mai più in questa live. Cioè, deve essere coerente alla consegna. Cioè. Senti, è la chat che decide. È la chat che decide. Facciamo è così. Facile così. Vabbè. Hank, me, questo dovrebbe sceglierla Hank. Hank, no. Beh, questa vince voto, Gren. Il voto di Hank. Ok, ma by far tipo 300 punti, ma sarebbe solo un'umiliazione a quanto pare. No, secondo me qua Gren, perché l'altro non è il tipico, è figa, è una bella immagine, però non corrisponde tanto alla richiesta, secondo me. Ovviamente in quella dei fiori questa è la più bella. Questa è la più bella della serata. Forse di tutte quelle che ho fatto anche io. Incredibile, cioè. Ma poi c'ha il naso di Chiellini. Vabbè. Comunque, veramente bella. Abbassalo che si vede meglio la foto. Guarda qua. Bello. Bella, sì, bellissimo. A parte che lui è alto tipo 9 metri in confronto agli altri. Un po' Cruciani che non ha provato le droghe.
Esatto. Bello, bello, molto bello. Complimenti, complimenti, giuro, complimenti. Il Jack Suder. Questo anche più bello il loro. Vabbè, ma di base sono tutti più belli nostri. No, non è vero, la prima l'abbiamo vinta noi, ma anche insomma era più bella la nostra. Bellissima questa. Qual era la prima? La prima era un po'... Sì, sì, ma questo per ma i tipi sì. Sui cessi. Questo è molto, molto Midsommar, come scena. Questa è una critica sociale notevole, secondo me. Non è male. Sì, è vero. Infatti era molto sottile la mia. Guardate sì, le pietre che sembrano rotoli di cartigiano. Guarda la pelata del tipo a destra. Sì, sì, sì. Questo, questo qua. Un Hobbit. Guardate in prima fila. L'Hobbit in prima fila. Questo qua. Vero, vero. Cos'è quella roba là? È un Hobbit. Poi questi qua hanno tutti le giacche. Oh, attenzione! Questi hanno tutti le giacche e questi sono tutti senza. Sì. In camicia. Perché quelli sono contro il sole. Sono le fazioni. E poi guardate quanti sono fino laggiù. Tantissimi. Sì, tantissimi. Sì. Cioè, questa qua, se fai l'upscale, ti mette tutte quelle robe là anche. Neanche e... Unreal Engine lo elaborerebbe. E poi c'è la... la. Qua c'è una Ferrari parcheggiata piccolina. Non so se si vede. Sì, esatto. Giusto sì. Per un po' la critica sociale dei comunisti con Rolex. Esatto, no? Esatto. Bravo. Esatto. Che sono là che guardano invece la destra che regna. Bello, bello. E insomma, bello, questo è il magico mondo di Midjourney, amici della chat. Molto divertente, molto divertente. Ma è stato un bel format da riproporre. Io lo proverei a fare con ChatGPT, che secondo me è più bene. Sì, forse con l'italiano e... risulta un po' più leggero. Non lo so. Parlane sì. Col Dalai Lama con una lama. Bello. Bello, ma... bello. Ma sai che ChatGPT, essendo... With the Lama, riding a Lama. Facendolo peggio... può venire ancora più divertente perché viene ridicolo. Sì, sì, sì. Allora, Midjourney fa delle robe molto realistiche e se lo sai usare bene puoi fare delle robe veramente forti. Però forse c'è GPT un po' più ignorante, te le tira giù. Sì, Ti vengono tipo le persone con sette dita, queste cose qua, capito? Esatto, vero, esatto. Vero, vero. Ci sta. Va bene, vero. Sentite, è stato un piacere. Stato grazie bello, per l'invito. E ci vediamo nel futuro. Stato. Spero vi siate divertiti. Verrai... anche sì, se sono anziano. Sì. Grazie ancora. Non mi vuoi più. Verrai ancora ospite o ti sei pentito? Solo se non c'è Vince. Vince. Vince però è l'amico di Dario. Ho sbagliato. Of the wall. No, allora, solo se c'è Vince, ma... cioè, se non c'è Vince o se Vince si comporta da adulto. Okay. Aia, brutta sta cosa. No, ma perché se sono qua stata particolare stasera. Vince, guarda. Vince, guarda. No, sto scherzando, è uscito il professore. No, è uscito il professore che in lui, eh? Eh sì, esatto. Allora, una frase da professore. Non sei stato al banco. No, in realtà, aia. Gren, io voglio fare un'intervista doppia con te. Quindi tu intervisti me, io intervisto te. In che senso? Ma quando? Quando vuoi, facciamo un'intervista solo io e te. Va bene, quando vuoi. Sembra una minaccia così, ma non lo è. No, non vuoi, che ci pestiamo. Sì, sì, com'è che l'avevo chiamato chat? Altervista, perché è un'intervista alternata. Vabbè. E mi piace dare i nomi da vecchio alle cose. Va bene. C'era anche un vecchio sito di... Bravissimo, di questa è una citazione. Altervista, per... no, sì. Era sito di ricerca. Altervista, potevi caricare, cioè potevi fare il tuo sito con Altervista, no? Eh sì, era un sì. Vecchio... Io facevo i phishing per rubare le password di... vabbè. Niente. Erano altri tempi. Sempre, come sempre, parlane col Dalai Lama. Ah, sì, con la Lama. Un blog, è vero. E, un grande abbraccio, una buona prosecuzione di serata. E grazie per l'invito. Ciao, ciao piccoli. Ciao, Hank. Bye bye. Ciao. Allora, questa qua, ragazzi, è un sito che ho creato io. Che non vi ho neanche mai fatto vedere. L'ho fatto così per. L'ho fatto per Rocco. In realtà e ci sono un po' di esempi, un po' di cose che puoi fare in italiano. C'è anche il describe che è molto interessante. Quindi se siete interessati potete mettervi qua e spapocchiare.